Ciao, ciao a tutti, eccoci qui, buon pomeriggio. Innanzitutto volevo salutarvi e anche sapere se nei vostri paesi va tutto bene, perché ho visto appunto la televisione, ho letto sui social dei tantissimi paesi allagati, delle situazioni disastrose, soprattutto in Emilia-Romagna, ma anche in tante altre regioni. Qua fortunatamente sta piovendo, ma sta piovendo molto bene. E molto lentamente, nel senso che il terreno sta assorbendo bene e quindi non può che far bene alla natura che stava aspettando queste piogge. Però ho visto che purtroppo in tantissime altre regioni non è così. Quindi mi auguro di cuore che stiate tutti bene, che non sia successo nulla di grave, di irreparabile. E insomma speriamo che smetta, anche perché si sa, il fuoco si riesce a fermare, ma purtroppo l'acqua non si ferma, non possiamo farci nulla. Fatta questa piccola introduzione, oggi volevo farvi vedere il mio nuovo ordine Shein. Allora, l'ho diviso in due parti: una parte di caccavelle varie, accessori magari per la cucina che ho scovato. E la prossima parte sarà di abbigliamento, perché ho trovato delle cosine carine e due piccoli accessori, però non volevo fare un video troppo lungo, vi facevo così un po' di compagnia oggi. Il tutto è nato perché mia mamma ha voluto ricomprare i suoi gioielli, la sua bigiotteria su Shein. È rimasta piacevolmente colpita da tutti gli orecchini che aveva comprato, gli sono piaciuti, li sta mettendo, se li sta proprio godendo. In più sua sorella, che comunque non ha bisogno di bigiotteria, nel senso che hanno degli orecchini perle, tutte queste cose qui vere, ma siccome non si possono tirare fuori dalla cassaforte, oppure se poi magari le perde così, quindi quelli lì, i gioielli veri non li usano, ma usano tutte le caccavelle che riescono a trovare. Comunque, ho preso l'occasione per fare un ordine a mia mamma e ci ho infilato alcune cosine interessanti, almeno per me. Poi vi lascio come al solito nell'info box tutti i link se a qualcuno dovessero interessare. Se sentite dei rumori è la lavastoviglie che va, e ogni tanto lo spruzzino della Glad che si accende. Allora, per prima cosa ho acquistato questi flaconcini di vetro per decantare i profumi. In questo periodo sono flippata con i profumi, lo sono sempre stata, ma sto conoscendo tante persone e tanti amici con i quali magari ci scambiamo dei piccoli provini, flaconcini, e siccome me ne sono arrivati da amici tanti in regalo, mi piaceva ricambiare. E anche perché penso che sia un modo carino, visto che i campioni in farmacia non ce li danno più, e soprattutto magari i profumi di nicchia, per chi li ha, o alcuni profumi che magari sono vintage e si vogliono far provare, sono interessanti questi flaconcini, o anche soltanto per portarsi il profumo che ci piace in borsetta senza portarci il flacone grosso, il appresso. E quindi ho preso questi e ne ho presi 5 così. Poi, e sono da, non mi ricordo se 5 o 10 ml, non riesco a capire qua la, forse 5 ml questi, sinceramente non me lo ricordo se sono 5 o 10, poi vi lascio comunque in descrizione. Poi ho preso questi che sono tutti colorati, questi sono di vetro, sono molto molto carini, sono fatti bene. Aspettate che si potevo aprirli prima, dai Elena che ce la puoi fare, su, 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 Maria. Ecco qua, faccio vedere uno azzurro che è molto carino. Vedete, sono così. Poi li ho presi anche trasparenti, ma un po' più piccoli, perché magari possono servire anche così. Questa ne ho presa una confezione da 20 pezzi, perché i profumi che voglio regalare sono tanti. Ecco qua, hanno sempre, che lo chiudo bene perché hanno sempre il vaporizzatore, quindi sono molto comodi, sono come quelli che troviamo in profumeria, un pochino più grandi. E poi, siccome mi serviva la pompettina per travasare il profumo, le ho trovate su Shein e
Le ho prese, sono confezioni da 2, 4, 6, 8, 10 pezzi e si utilizzano, presumo così, perché non l'ho ancora provato. Quindi, se per caso anche voi vorreste regalare dei profumi oppure crearvi dei piccoli flaconcini da portare con il profumo che vi piace, trovo che sia un'idea molto molto carina. Allora, si utilizza così praticamente, si toglie il tappino dal profumo. Questo è fatto, questa pompettina è fatta da due pezzettini, uno che ha il buchettino, si mette la cannuccia, appoggia al dosatore e poi aspettate che vi faccio vedere. Presumo che si utilizzi così, non ho guardato nessun tutorial, però a rigor di logica. E poi praticamente si spruzza all'interno il profumo. Adesso non lo faccio perché poi mi andrebbe profumo da tutte le parti, però si utilizzano così e trovo che sia un'idea molto molto carina per condividere magari dei profumi anche, oppure dei profumi che non ci piacciono, che facciamo fatica a finire, ma sappiamo che a qualcuno possono piacere. Insomma, un modo carino per condividere, e a me piace condividere. Quindi questo lo rimettiamo lì e questi li rimettiamo dentro. E io di queste ne ho prese due confezioni. Sono qui dentro. Poi ho scoperto delle cose carine per la cucina. Anzi, prima vi faccio vedere le cose che ho comprato copiando spudoratamente la mia amica Ilenia. Vediamo se questa volta dico giusto. Ilenia. Sono andata a controllare per non fare l'ennesima figura. Ilenia, giusto, del canale Le Perle di Daphne, che aveva fatto vedere questi accessori in plastica, delle piccole scatolettine dove poter riporre anelli, braccialetti, collane. E mi è sembrata un'idea davvero molto molto ingegnosa. Adesso però devo recuperare una scatola dove metterli tutti dentro, anche da portare in viaggio, per esempio, se uno si vuole, non ha, cioè a me non piace mettere per esempio gli orecchini tutti insieme perché poi magari perdo la vitina, non ho dei contenitori e questi secondo me sono davvero ideali. Questi sono leggermente più, vediamo se, non mi ricordo se sono quelli più piccoli o quelli più grandi, no, questi sono quelli leggermente più grandi, di questa grandezza. Si aprono e all'interno ci sta, vedete, facciamo finta che io ripongo i miei anelli, lo trovo carino, comodo, vedete, qui dentro, e questi li ho presi per i braccialetti, anelli, orecchini, e poi invece per solo gli orecchini che sono un po' più piccoli, ho preso la misura un po' più piccolina e ne ho prese, c'è la confezione da 40, ma costano veramente pochissimo, vedete, queste qua sono più piccole, questa è quella più grande, ve la faccio vedere, e questa sotto è quella più piccolina. Sono carine, molto comode, in plastica, costano veramente un'inezia e sono utili per appunto riporre le piccole cose. Poi cosa ho preso? Cosa ho preso? Ho preso questa spugna che mi piace tantissimo, fatta a orsetto riccio, non lo so. Qui c'è una parte massaggiante e qui invece c'è una parte con le setole più morbide. All'interno c'è proprio la spugna. L'ho presa perché avevo visto dalla mia amica Antonella del canale fare e disfare una spugna che sicuramente era forse più resistente e più bella di questa che aveva trovato da Primark, ma io Primark non ce l'ho e quindi visto che ero già lì ho detto ma sì, proviamola. Mi sembra comunque carina, non l'ho ancora provata, sì, è molto bambinesca, potrebbe piacere a Lavero. La bambina mai cresciuta, secondo me, è vero, ti potrebbe piacere, è carinissima, non vedo l'ora di usarla e quindi l'ho presa. Sempre copiando spudoratamente la
un video di copiatura qua, di ispirazione, diciamo così. Sempre copiando Antonella, che aveva fatto vedere lo schiacciaglio, questa cosa mi era rimasta qui, le l'aveva comprato su AliExpress, e viaggiando nei reparti della casa di Shein, ho visto questo e quindi l'ho comprato. L'ho visto anche in utilizzo da lei, mi sembra veramente molto resistente e molto pratico. Io l'aglio lo utilizzo tantissimo in cucina, ma proprio tantissimo, e non ci metto solo lo spicchio e poi lo tolgo. Tante volte lo trito, e soprattutto quando magari faccio i funghi o faccio delle carni particolari, lo utilizzo spesso e mi piace molto, non dà fastidio a nessuno per fortuna in cucina, quindi quello per schiacciarlo e tritarlo è perfetto. Poi penso di non aver copiato più nessuno, ho fatto di testa mia, ma anche facendo di testa mia ho speso dei soldi. Quindi queste sono le scatoline e le ho già fatte. Sempre per la cucina, una cosa che mi è piaciuta, un casino. Cos'è questa? Questa è un aggeggino per sfogliare le erbe aromatiche del giardino. Io ne ho tante in giardino, soprattutto adesso che arriva la stagione delle erbe aromatiche, della fioritura, dell'esplosione della salvia, della maggiorana, dell'origano, del timo. Questo è favoloso. Praticamente si inserisce, poi se riesco vi faccio vedere, vi metto una fotografia. Non ho ancora capito come inserire le fotografie piccoline, le miniature nel video, ma vediamo se ce la faccio. Praticamente si inserisce qui dentro il rametto, facciamo così, il rametto, poi si tira e quindi vengono via tutte le foglie. Magari vado a prendere un rametto di qualcosa che ho lì però secco perché fuori piove e non vado a prendere le erbe fresche. Aspettate un attimo. Allora, rieccomi, ho preso una mia erba aromatica del giardino che si è essiccata qui in cucina, penso sia maggiorana. E praticamente tirandola, vedete, vi rimane soltanto l'erbetta, la spezia, l'aroma, l'erba aromatica, insomma. E qui ci sono poi i vari diametri. E in più diventa anche una mezzaluna. Ha una lama davvero molto molto affilata e non vedo l'ora di provarla. Mi sembra un, vedete com'è sottile ed è veramente molto affilata. Mi sembra un ottimo attrezzino da avere in cucina, anche questo una sciocchezza. Poi cosa ho preso? Ho preso, siccome io e la Lucia tante volte siamo a casa da sole a mezzogiorno, o comunque volevo uno scolapasta, so che sembra un elmetto, vedete? Sembra quasi un elmetto, ma non è un elmetto. È uno scolapasta di semplice plastica, molto rudimentale, dove si può mettere per esempio i piselli, i pomodorini, si riempie con l'acqua, qui invece ci sono i buchettini, si versa così, si scola e avete la vostra verdura o la vostra pasta o il vostro riso scolato. Lo trovo anche molto comodo perché per esempio ci posso mettere le patate, lasciarle in ammollo, far uscire l'amido, oppure il riso per fare il riso alla cantonese, lo lascio sempre riposare, poi lo sciacquo bene, però appunto rimane tutto in una bacinella, poi si scola ed è comodissimo. Anche questo costava veramente poco. Poi, sempre per la cucina, ho trovato un attrezzino che non so se funziona, però vediamo. Sembra un pennello, ma non è un pennello, è un rasoio con delle lame molto molto affilate e dovrebbe servire per tagliare le verdure piccole, magari i porri, magari le carote, le zucchine a fettine molto sottili, magari per fare una crudité o per fare un'insalata. Non lo so, questo mi piaceva, ho visto com'era la fotografia sul sito e ho deciso di prenderlo. Non era necessario, no? Niente di queste cose sono necessarie, però sono molto utili. E poi vediamo. Ah sì, ho preso questa mini spazzola molto pucciosa da tenermi in borsetta per i capelli. È davvero molto resistente, quindi dovrebbe sciogliere anche bene tutti i nodi. Non avevo nulla da tenere in borsetta e visto che stavo passando per
per le varie pagine dove c'erano tutti questi attrezzini, poi comunque ve li fanno uscire. Ti potrebbe interessare questo, ti potrebbe interessare questo. Ho deciso di prenderla e la vorrei tenere appunto in borsetta per qualsiasi occasione. È tutta sberluccicosa, carina. Sempre da tenere in borsetta ho preso questo mini, come si può chiamare, mini astuccio con tutte le cose per il cucito, perché magari anche in ufficio a volte ci capita che ci salta un bottone o strappiamo qualche cosa, e non solo in ufficio ma anche quando magari appunto vado in vacanza e ci vuole un ago per bucare le vesciche con il filo attaccato, non nessuno di noi ha mai nulla ed è la cosa più immediata per poter far guarire le vesciche, per esempio. E quindi niente, ho comprato questo mini astuccino, davvero proprio piccolino piccolino, molto sottile, e c'è dentro tutto. Queste cose sono sempre molto carine, molto utili. C'è la forbicina piccola, guardate, la pinzettina, ci sono gli spilli dei bottoni, una piccola spilla da baglia, insomma un piccolo necessaire. Adesso qui è cambiata la luce, non riesco a capire, sembro veramente la Madonna, Betta, sembro la Madonna illuminata di luce propria. E niente, mi sembra davvero molto carino, piccolino, questo può essere molto utile. Ultimi articoli, questi li ho comprati e ricomprati un sacco di volte, solo che poi si perdono e cadono, e soprattutto Mattia quando deve fare i suoi lavori di maglia li utilizza, poi per bloccarli poi si spaccano e si tirano via. Questi sono degli spilli che trovo ottimi, ma ottimi, questi li compro e li compro sia su AliExpress, ma sono identici a questi, hanno praticamente gli stessi articoli. Questo era scocciato e non l'ho staccato. Eccoci qua, no, veramente questa luce mi fa proprio schifo. E sono fatti così, sono molto lunghi questi, sono perfetti anche per il patchwork, li ho utilizzati di tutti i colori, molto molto belli. Sono in una scatoletta da, non ricordo se sono 20 o 50 pezzi, comunque poi vi metto dentro tutto nell'info box. Qua togliamo in queste scatolette molto comode, questi hanno dei cerchiolini zigrinati sopra, mentre questi sono molto carini perché hanno i bottoncini, guardate che carini, sono tutti colorati. E niente, io questi davvero li trovo eccezionali per chi ha la passione del cucito, per fermare gli orli, sono fantastici. Ultimo, e dico ultimo, poi penso sì, di questa borsa non c'è nulla. Sempre come spugna per il bagno, vabbè, lo so che sono delle cagate, però ho trovato questa spugnetta che trovo veramente veramente carina, perché all'interno ci si può mettere il bagnoschiuma, cioè il detergente. Poi si chiude e dai buchettini qua fuori esce e ci si lava con la schiuma. Non so quanto dureranno queste cose, però vabbè, sono quelle sciocchezze che quando troviamo compriamo. Ebbene, per questo ordine di caccavelle varie ho finito. Adesso registro la seconda parte di abbigliamento e qualche accessorio, così potete vedere che cosa ho acquistato. Io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Spero di non essere andata troppe volte fuori fuoco, ma non so più cosa fare con questa telecamera. Vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao e grazie!